Lo scorso fine settimana l'Associazione Culturale Sicania e il Comitato Spontaneo per Fiumefreddo, con il patrocinio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, hanno organizzato riflessioni sul gioco d'azzardo. La sala conferenze del Casale Papandrea di Fiumefreddo ha ospitato una manifestazione su una tematica sociale delicata, di particolare interesse per la comunità, le problematiche collegate al gioco d'azzardo. Anche l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, gruppo di Taormina, ha collaborato alla manifestazione, in cui l'argomento del gioco d'azzardo è stato sviscerato e ampiamente approfondito e analizzato da diverse angolazioni. Così, dopo i saluti del sindaco Marco Alosi, che ha fortemente voluto questo incontro per via del dilagare anche a Fiumefreddo e nei paesi limitrofi di una problematica che sta diventando una vera e propria piaga sociale, in grado di portare sul lastrico intere famiglie, si sono alternati gli interventi del responsabile della squadra polizia amministrativa della Questura di Palermo, Nicolino Alfano, che ha parlato dei procedimenti messi in atto per il controllo delle slot machine manomesse e il relativo iter amministrativo che porta alla distruzione del dispositivo da gioco truccato e a sanzioni salate. Si sono susseguiti poi gli interventi della responsabile del CERT di Giarre, Anna Maria Patanè, che ha spiegato come il gioco stia diventando una vera e propria dipendenza da curare. Al CERT di Giarre si stanno occupando già di 60 casi. Anche l'avvocato matrimonialista Patrizia Pellegrino ha argomentato sugli effetti dannosi che il gioco può provocare all'interno della coppia. E infine il giornalista Angelo Vecchio Ruggeri ha affrontato il problema dal punto di vista giornalistico e del fatto che spesso fa più notizia una vincita milionaria piuttosto che i problemi legati al gioco. A moderare la serata sono stati Carmelo Cavallaro e Rosa Maria Cingari e a rendere piacevole la manifestazione anche gli intermezzi musicali della Gold Ensemble.